Buongiorno a tutti, bentornati nella mia Smile Room. Oggi quello che vi propongo è una lezione di ginnastica dolce, adatta quindi a un pubblico un pochino più adulto. E andremo a fare la prima parte di attività aerobica, quindi saremo in piedi e andiamo un po' ad attivare tutto l'apparato circolatorio. Dopodiché un'altra parte da sdraiati, dove andiamo a lavorare a livello muscolare, bene sulla parte dell'addome. Quindi iniziamo, quello che ci servirà oggi è semplicemente un buon tappetino e tanto buon umore. Iniziamo con le gambe larghezza fianchi e andiamo solo a fare delle circonduzioni con le spalle per indietro, sempre andando a inspirare ed espirare. Inspiro, salgo e fuori, scendo. E ancora in ex, cambio verso da dietro, in avanti. Inspiro, lo sguardo sempre bene fiero, guardo bene davanti e ritorno. Ora sollevo le braccia al soffitto e dopo vado a distendere bene la parte laterale della schiena senza far salire la spalla rimane bassa e andiamo soltanto a inspirare ed espirare da una parte e dall'altra, come se voleste arrivare su verso il soffitto, verso il cielo. Dopodiché ritorno e scendo giù con le braccia. Infletto in avanti il mento e ritorno, inspiro e fuori l'aria, inspiro, salgo e ancora due, scendo e salgo e l'ultimo giù, fletto il mento e ritorno su. Da qui andiamo un pochino ad allargare le gambe e iniziamo a fare dei piegamenti puntando il piede verso il terreno, bene le dita. E punto, piego e stendo, inizio così a muovere un po' e attivare anche le gambe. Espiro da una parte e dall'altra. Ancora due, un bel sorriso e uno. Aggiungiamo il braccio, distendo verso il soffitto ed espiro e mi tiro verso l'alto. Se sentite troppo dolore alle ginocchia, fatelo anche piccolino, solo con le braccia che si allungano lateralmente. Ancora tre. Fuori dalle 2, 1 e poi ruoto il busto come per mandare via il muro. Iniziamo già a ruotare anche la parte del busto, il torace e ruoto sempre fuori l'aria. Espiro e ancora 2 e mando via. Ritorno e sollevo sul braccio destro e mi inclino verso sinistra. Tengo la mano al fianco e ritorno. Cambio dall'altra parte. Inspiro, inclino, fuori l'aria, sollevo e ancora andiamo da un lato, inspirando ed espiro, sollevo, inspiro e ritorno. L'ultimo per parte, sollevo, inspiro, spalla bassa, ritorno dall'altro, inspiro, ritorno in centro. E rilasso. Tenendo le gambe bene divaricate, andiamo a fare delle circonduzioni del bacino. Pensate di disegnare un cerchio con il vostro bacino a terra da una parte, sempre inspiro ed espiro. E poi cambio dall'altra parte e circonduco bene il bacino, sentite bene tutte le anche che si muovono, il bacino che ruota. Mi fermo in centro e giù da qua vado a fare dei piccoli piegamenti sulle gambe. Piego e stendo. Giù, su. Piccoli piegamenti, iniziando bene a sentire un po' anche le gambe. Questa molla, piego e stendo le gambe. Ancora 4, metto il peso in centro, 3, espiro, 2, espiro, 1. Torno e chiudo le gambe. Da qua stessa cosa, piego, espiro. Andiamo a unire anche le braccia quando piego avanti e torno e torno. Espiro 3, espiro 2, cerco la sedia dietro, fuori l'aria e l'ultimo e ritorno. Ritorno e apro di nuovo le gambe. Da qui apro le braccia, vado a inclinare il busto da una parte, piego le ginocchia e arrotondo tutta la circonduzione. Ritorno su e distendo e ancora da una parte, espiro,
circonduco e distendo, cambio, l'altro braccio sollevo, inclino, circonduzione, arrotondo la schiena, sempre con l'ombelico che punta bene indietro e ancora inclino, circonduco, piego bene le gambe, ritorno e distendo, voilà. Da qui andiamo sempre un po' sulle gambe, attiviamo bene tutta la circolazione e andiamo a dei calci bene dietro, cerchiamo il gluteo da una parte e dall'altra, espiro, fuori l'aria, espiro, con le braccia davanti, tiro e torno, inspiro ancora, tiro e torno, cerco bene il gluteo, apro il petto, ritorno ancora, 3 e torno, 2 e torno, l'ultimo e torno, solo le braccia, 1, fuori l'aria, 2, espiro, 3, 4, 5, respirate ancora, 6, 7, fuori l'aria, 8, ritorno e scendo, sciolgo un po' le spalle, chiudo le gambe, da qui larghezza fianchi, un po' di equilibrio, andiamo a sollevare i talloni, premo bene le dita e sollevo il tallone, fuori l'aria e scendo. Espiro, giù, stringo i glutei, ogni volta che salite pensate bene di stringere i glutei, stringere l'addome, l'ombelico sparisce dalla maglietta, ancora 3 e scendo, e 2 e scendo, l'ultimo e scendo, ora con le braccia sollevo i talloni, apro le braccia e scendo, ancora fuori l'aria, immaginate di essere un cavatappi. Tappo, tolgo il tappo alla bottiglia, apro bene il fuori e scendo ancora, 3 e scendo, e 2 e scendo, e l'ultimo e scendo. E andiamo a marciare un po' sul posto e sollevo sulle gambe, pensate bene alle ginocchia che salgono, come una camminata, ma sul posto. Con questa camminata andiamo a sollevare il braccio opposto alle gambe, ci allunghiamo verso il soffitto ed espiro ancora e tiro bene su, fuori l'aria, 4, 3, 2, 1, ritorno e rilasso, arrotondo la schiena e scendo verso il basso, una vertebra per volta, snocciolo le vertebre, scendo, tengo la testa morbida, le spalle rilassate. Dopodiché riavvolgo dal basso verso l'alto, sempre una vertebra per volta e torno con le gambe larghezza fianchi. Tutto bene? Sì? Andiamo avanti. Porto le braccia davanti al vostro esterno, mano sul gomito, mano sotto il gomito. Vado a ruotare così il busto verso destra, espirando e ritorno, senza muovere il bacino. Il bacino rimane bene fermo, le anche guardano davanti, ritorno, espiro, strizzo l'ombelico, sempre un pochino di più, contraggo bene l'addome e torno con le spalle bassissime, ancora fuori l'aria e torno, espiro, ritorno, ancora uno di qua, ritorno dall'altra parte e torno. Ok, adesso piego le gambe, un bel piegamento portando avanti le braccia. Ritorno e apro le braccia per fuori, cerco le pareti. E piego avanti, espiro fuori, spalle depressissime. E cerco la sedia, torno e apro le braccia alle pareti, spalle basse. E ancora cerco la sedia, peso in centro, ritorno e apro. E l'ultimo, cerco la sedia, ritorno e apro. Ok, da qui apro bene bene, sempre un po' di più le gambe. Vado a ruotare il busto, stringo l'ombelico e cerco di andare verso il piede destro con la mano sinistra. Ritorno, pancia forte e apro le braccia. Ruoto dall'altra, cerco il piede sinistro col braccio destro, allungo il suo soffitto.
ritorno e apro ancora da una parte vuoto, stringo l'ombelico, ritorno e apro dall'altro, stringo, vado su col braccio, fuori l'aria, ritorno e apro. Da qui mani e fianchi, piego una gamba e l'altra, espiro, fuori l'aria. Ancora 4, 3, espiro, 2, 1. Adesso immagino un pacco, vado a posare il pacco verso il ginocchio piede destro e ritorno al centro. Piego, appoggio il piede sinistro e ritorno. Fuori l'aria, inspiro e appoggio e torno. Ancora, piego. Ritorno, un bel sorriso, piegate fin dove riuscite, anche poco va bene e ritorno, piego poco poco, ritorno ancora, l'ultimo piego e torno dall'altra parte, ritorno, chiudo le gambe e continuo a marciare bene sul posto, su, su, insieme alle braccia anche, vado insieme alle braccia. E marcio. Ora tengo qui, gambe chiuse. Da qui solo braccio destro si apre dietro e ritorno. Sinistro, intorno. Guardo la mano, ritorno. Guardo l'altra e torno. E ancora dietro, torno. Fuori l'aria, torno. Cerco di rimanere il più fermo possibile con le anche. Ancora dietro, torno. Solo la parte alta. Torno e l'ultimo, ritorno. Intreccio le dita delle mani, gambe separate. Da qui vado a fare dei cerchi al soffitto, inspirando ed espirando. Inspiro e fuori l'aria. In ed es. Cambio il verso, allungo bene verso l'alto. Puoi sentire tutta la schiena che si distende su verso il soffitto. Fuori l'aria, l'ultimo respiro e rilasso, sciolgo tutto. Mani e fianchi, ancora un po' di gambe. Vado a calciare verso l'esterno, espirate. Fuori l'aria, immaginate di dover spingere bene il muro, di spingere via qualcuno, sentendo bene la parte del gluteo che lavora, la parte alta del medio gluteo. Espiro. Fuori l'aria e ancora 4, 3, 2 e 1. Poi solo la gamba destra, calcio e appoggio. 1 e torno. Fuori l'aria e torno. Espiro. 3, un bel sorriso. Stringo la pancia un po' più forte. Ancora 4 e torno. 3, spalle bassissime. 2, torno. L'ultimo e sciolgo, rilasso, tutto ok? Cambio gamba e calcio, scendo, inspiro, fuori l'aria, torno ancora, espiro, scendo, fuori, torno e 4, torno, mando via, piede bene a martello e 2, scendo, l'ultimo, rilasso. Ora immaginate di pattinare, lasciate andare le braccia in avanti e mandate via la sabbia dietro, mi giro per farvi vedere. Da qua la gamba è tesa, che pattina e manda via, fuori l'aria, espiro, espiro ancora, 4, 3, 2, 1 e ritorno, arrotondo la schiena e scendo verso la terra. Sciogliete un po' la testa, il collo, le spalle. Tutto bene? Riavvolgo la colonna, una vertebra per volta e salgo su. Ok. Ora possiamo andare giù a terra. Tappetino e ci mettiamo seduti. Seduti davanti, gambe piegate, lentamente scendiamo giù a terra. Una vertebra per volta, lento, lento, scendo. Arrivate a terra, braccia lungo i fianchi, avviciniamo i talloni.
Retroversioni. Inspiro il buchetto lombare, fuori l'aria, vado a eliminare il buchetto. Inspiro, fuori l'aria, piccolo e inspiro con calma, senza sollevare le spalle e fuori l'aria. Inspiro, normale la schiena, fuori l'aria. E ancora due, inspiro, fuori l'aria. L'ultimo, inspiro, distendo, fuori l'aria, retroversione. Questo potete farne quanti volete, anche quando non sapete cosa fare, avete un po' di dolori sulla parte, verso la parte lombare, andate, fatene anche una trentina di seguito, fanno solo bene. Dopodiché ritorno e mi fermo, vado a stendere la gamba destra, braccio a lungo i fianchi, punta tirata, inspiro, sale, martello per scendere, senza toccare terra, la sfioro, inspiro e scendo, sempre con lo sguardo rivolto verso il soffitto, e inspiro, fuori l'aria, inspiro, sale, espiro, scende, e ancora due, inspiro, fuori l'aria, l'ultimo, inspiro, rimango su, piede a martello, giro la caviglia, 1, 2, 3, 4, cambio il verso, 2, pancia forte, 3, 4, ritorno e scendo a terra, ok? Andiamo con l'altra gamba, piego e stendo, braccio sempre lontano dalle orecchie, le spalle e la testa e guardo bene il soffitto, sollevo il martello fuori l'aria, le scapole non sollevatele, le spalle lasciatele attaccate a terra e sentite bene le scapole che scendono verso i glutei, inspiro, lo sguardo ben su fiero al soffitto, ancora in e fuori e ancora inspiro, attacco bene le scapole, fuori l'aria, sentite bene le scapole attaccate, in ed esso, ultime due, inspiro, pancia forte, fuori l'aria, rimango su, circonduzione solo caviglia, senza girare la gamba, e 1, 2, scapole, 3, attaccate, cambio il verso, di più, vi vedo, sempre un po' più attaccate, schiacciate, schiacciate, ritorno e scendo, ok, adesso vado ad afferrare le ginocchia al petto, circonduzione dell'anca, alluci che rimangono attaccati, mani che vanno a far ruotare le ginocchia verso l'esterno, espiro e chiudo, fuori l'aria, sempre con la spancia forte e con la schiena tutta attaccata e ancora fuori e torna e fuori, cambio il verso al contrario, non vi dico bene indietro, pancia bene forte, ancora fuori l'aria e chiudo, espiro e chiudo e ultimo fuori l'aria, ritorno e rilasso, sciolgo un po'. Tutto bene? Un bel sorriso, ora solleviamo il bacino nel ponte. Parto dal basso, buchetto lombare, retroversione del bacino e sollevo i glutei. Tengo la posizione, gambe ben allineate, ginocchia allineate alle anche e allineate alle spalle. Tengo qui, inspiro, stringo l'ombelico, fuori l'aria, ritorno dall'alto, una vertebra per volta. Pensate bene a un uncino che vi trascina giù le vostre vertebre, inspiro, preparo e fuori l'aria dal basso verso l'alto, il pube che sale verso il soffitto, tengo bene le scapole basse, basse basse, le spalle attaccate alla terra, mantengo, espiro, sento strizzare forte i glutei, più strizzo i glutei più allungo le anche, ritorno e scendo una vertebra per volta. L'ultimo, rimaniamo su, inspiro, retroversione, schiaccio la colonna a terra e sollevo il pube che sale. Tengo qui piccoli colletti verso il soffitto, glutei stretti e 1, 2, 3, 4, apro le spalle, 5, 6, osservo che illumina in alto, 7, 8, ritorno e scendo dall'alto verso il basso. Mi abbraccio, tutto bene?
Ok, ora un pochino difficile. Teniamo le gambe a tavolino, ginocchia allineate alle caviglie e le ginocchia allineate anche alle vostre anche, quindi un angolo di 90 gradi. Tengo le braccia lungo i fianchi, faccio scendere la gamba sinistra verso terra, sfioro con le dita il terreno e poi ritorno. Destra, scende la destra, mantengo lo stesso angolo da quando scendo a quando salgo. Sempre lo stesso angolo che scende e che sale. Tutta la schiena è sempre attaccata, fuori l'aria e inspiro. Fuori l'aria con le spalle bene ferme. Se volete potete anche provare a mettere le mani dietro la testa e ritornare su. Espiro, stringo l'ombelico e salgo. Forti le gambe, ancora fuori l'aria. Ritorno, l'ombelico si stacca dalla maglietta. Viene bene, sorriso risucchiato indietro, tutta la schiena è attaccata, ritorno, l'ultimo per gamba, sinistra, inspiro, destra, rinspiro e appoggio giù a terra. Ok, da qui vado a portare le gambe a formare un diamante, braccio aperto fuori, braccio aperto in fuori. E tengo bene i piedi a contatto. Ok, da questa posizione tengo fermo tutto. Da qui porto le mani intrecciate dietro la testa, inspiro, preparo. Fuori l'aria faccio scomparire il buchetto lombare e sollevo il busto schiacciando bene le piante dei piedi. Inspiro, ritorno. Fuori l'aria, schiaccio le piante dei piedi e sollevo con la parte alta, tutta la schiena attaccata, pancia forte e scendo. Espiro, fuori l'aria, premo forte i piedi. Se ho male al collo, lascio la testa a terra e vado soltanto a fare retroversione, premo i piedi. Solo questo. Inspiro, neutro della schiena, retroversione fuori l'aria, premo un piede contro l'altro. Se invece riesco e non ho troppo dolore, ogni volta che schiaccio un piede contro l'altro, sollevo il busto e poi ritorno. E ancora sollevo due e ritorno. Sollevo l'ultimo, rimango qui, piccoli molleggi. Uno, due. 3, se non sono andato su col busto, rimango lì e schiaccio ancora. 4, 5, 6, 7, 8 e ritorno. Sciolgo, chiudo le ginocchia e mi abbraccio di nuovo le gambe al petto. Bene? Sciolgo un po' anche la testa, la spalla, le spalle, la colonna. Mi dondolo bene sul materassino. Ritengo le gambe a tavolino e andiamo a fare il twist, braccio aperto e fuori. Vado le gambe verso sinistra, io guardo il braccio di destra, inspirando ed espiro, ritorno. Vado le gambe a destra, io guardo la mano a sinistra, inspiro, senza mai toccare terra, fuori l'aria. Inspiro, guardo la mano, scendono le gambe, ritorno. Dall'altra, inspiro, fuori l'aria e dall'altra ancora uno per lato, inspirando, stringo l'ombelico, attivando bene gli obliqui. Dall'altra, inspiro, fuori l'aria e rilasso, appoggio un piede l'altro e mi distendo e mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Molto bene. Ora lascio le gambe distese e porto le braccia davanti allo sterno, braccia tese. Da qui tengo i piedi a martello, apro le braccia in fuori, senza toccare con le mani terra, tenendo bene sostenute le braccia e le scapole che scendono verso i glutei. E ritorno, inspiro. Apro, inspiro. E ancora fuori l'aria, ritorno. Espiro, apro, sentite il petto bene, quando aprite le braccia che si apre, va verso il soffitto esterno e chiude. Apro, tengo bene le braccia sostenute, ritorno e ancora fuori l'aria, inspiro,
Apro, spalle basse, ritorno e ancora tre e su, respirate e su e apro l'ultimo e su. Da qui vado a portare le braccia uno in alto e l'altro in basso. Sul piano sagittale vado ad alternare le braccia inspirando ed espirando, sempre con le gambe a martello, con le pieghe a martello e l'addome bene contratto. Inspiro, inspiro e fuori. Ancora due e fuori. L'ultimo e fuori. Ritorno su con le braccia. Finiamo con una bella circonduzione di tutte le braccia. Inspiro, salgo. Espiro, apro con l'addome bene che si contrae e l'ombelico va verso la schiena. Inspiro, fuori l'aria, stringo l'ombelico. Inspiro, strigo bene l'addome. Cambio il verso al contrario. Inspiro, fuori l'aria. Apro, inspiro bene le scapole. Ritorno. L'ultimo, apro. E ritorno. Ok, da qui porto le mani solo dietro il capo, chiudo i gomiti e vado a portare il mento verso lo sterno, cercando di allungare tutta la parte cervicale e poi ritorno giù e apro. Espiro, chiudo e tiro. Se ho difficoltà a fare questo, se ho troppi problemi, mi gira magari la testa. Anche soltanto a lasciare andare un po' il capo destra e sinistra, altrimenti afferro bene con le mani il capo e porto solo il mento in una flessione avanti il capo e ritorno. E ancora l'ultimo, espiro e rilasso. Ok, da qui afferro la gamba al petto. E vado ad allungare l'iliopsoas della gamba tesa, in questo caso la sinistra. Mantenete le ginocchia al petto e tirate. Espirate. Respiriamo con la pancia. Inspiro, gonfio l'ombelico, la pancia si gonfia. Ed espiro, sgonfio la pancia. Inspiro, gonfio. Espiro, sgonfio. E ancora inspiro, mentre cerco col tallone di arrivare verso il muro davanti a me. Inspiro, gonfio, espiro, sgonfio. E l'ultimo, inspiro ed espiro. Mantenendo qui le gambe, con la mano sinistra afferro il ginocchio destro e porto la gamba, la coscia sinistra verso la terra a destra. Mantengo la posizione. E schiaccio. Inspirate ed espirate. Inspiro ed espiro. Sempre lavorando con l'ombelico, la pancia che si gonfia e che si sgonfia. E l'ultimo si gonfia e si sgonfia. Ritorno verso il centro. Allungo la gamba, distendo le braccia e cambio. Prendo l'altro ginocchio, afferro bene il petto e anche qui andiamo ad allungare l'iliopsoas destro. Inspiro, tengo bene fuori l'aria, sgonfio la pancia e allungo bene la gamba tesa. Inspiro, l'ombelico si gonfia e espiro, si sgonfia e ancora. Inspiro, sento bene il piacere dell'allungamento a livello dell'iliopsoas. E ancora uno, inspiro, gonfio, fuori l'aria, sgonfio. E l'ultimo, inspiro, fuori l'aria. Dopodiché ritorno, sempre con la mano destra, afferro il ginocchio sinistro. E lo porto verso destra, lo sguardo rimane al soffitto e devo cercare di sentire allungare tutta la parte del gluteo sinistro ora. Gonfio la pancia e poi la sgonfio. Così lavoro bene anche col diaframma,
e cerco di andare a sentire un massaggio leggero verso tutti gli organi interni, inspirando ed espirando. Inspiro ed espiro. E ancora uno, inspiro ed espiro. Ritorno al centro, afferro questa volta tutte e due le gambe al tetto, dopodiché porto il ginocchio da una parte, appoggio la mano a terra e mi vengo a sedere. Da qui andiamo a metterci nella quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, testa guarda per terra, inspirando cerco l'ombelico bene nel gatto, arrabbiato bene la gobba e poi distendo la schiena, inspiro. Arrotondo la schiena, guardo l'ombelico, bene spingendo con le braccia e poi distendo la colonna. E ancora due, arrotondo, cercate di unire bene le coste verso le anche e poi distendete. E l'ultimo, avvicino le coste alle anche, guardo la pancia e ritorno. Da qui punto le dita dei piedi a terra e stendo le gambe. Cerco bene di toccare la terra con i talloni e in modo alternato andiamo a fare una camminata su un posto. Fletto e sinistro, destro e sinistro. Allora, 3, 2, 1 e torno. Cammino piano piano con le mani verso i piedi. Afferro i gomiti e lascio andare la colonna, il busto giù verso la terra. Mantengo testa rilassata. Dopodiché mi fermo in centro, piego le gambe e snocciolo le vertebre. Una vertebra per volta, snocciolo e salgo. Bene, tutto bene? Solleviamo le braccia. Andiamo ad allungarci sul soffitto, inspirate, espirate da una parte, come se vi stesse per svegliare in questo momento, andate a distendere tutto il corpo da una parte e poi dall'altra, scendo, mi distendo, salgo sull'alto, dall'altra parte, fate quello che vi sentite, che il vostro corpo vi chiede di fare. Siete in libertà a casa vostra, distendetevi, allungatevi e poi anche i polsi un po' circonducono da una parte e dall'altra. E poi anche i polsi, gomiti e spalle con le mani che vanno in centro, in dentro, vado a fare dei cerchi e poi al contrario, verso l'esterno, apro in fuori e apro. E poi mi chiudo, intraruoto le braccia e apro, extraruoto e chiudo e apro, espiro e inspiro e ancora uno, e chiudo e apro, in e poi lascio andare via tutto, liberatevi, sciogliete tutto quello che avete, mandate via e buona giornata. Alla prossima lezione.